Il saluto del Molise a Florindo Daim, oggi a Termoli, funerali del politico scomparso 2 giorni fa. In tantissimi hanno voluto rendere omaggio a uno dei padri della nostra regione. Era un galantuomo, il giudizio unanime. Frattura e Romano ai ferri corti. Non si placa la polemica a distanza tra i due candidati alla presidenza della regione. In settimana ha previsto l'arrivo di Piero Fassino per il Partito Democratico e Lorenzo Cesa per l'UDC. La fondovalle del Rivolo aperta in 4 mesi, l'annuncio da parte del commissario De Matteis, una strada che la città di Campobasso attende da 30 anni, collegherà il capoluogo alla Bifernina. Festival di Sanremo, Telemolise è presente, cominciata la maratona della vetrina più importante della canzone italiana, il saluto di Fazio, gli speciali in programma sulle nostre reti. Il sindaco attende di incontrare Capone, Campobasso messo in vendita e Di Bartolomeo si prepara al colloquio con il presidente in campo per i recuperi di eccellenza e promozione. Buon pomeriggio a tutti voi, bentrovati all'edizione delle 14. Oggi la cattedrale di Termoli era piena per dare l'ultimo saluto a Florindo Daimmo. Tanti politici, ma tantissima soprattutto la gente comune che ha definito Daimmo un uomo e un politico d'altri tempi. Per noi c'era Manuela Iorio. Il galantuomo della politica, affabile, cordiale. È ricordato così da tutti Florindo Daimmo, che si è spento a 85 anni per un malore che è arrivato 2 giorni dopo la morte della moglie Gilda, proprio nel giorno del suo funerale. Un destino che potrebbe sembrare beffardo, ma che li ha voluti insieme sempre, nella vita e nella morte. La chiesa di Sant'Imoteo, a 2 passi dalla casa di via Caroli, dove è abitato anche Girolamo La Penna, era colma. A dargli l'ultimo saluto l'intero mondo politico della regione, ma soprattutto tanta gente comune. Chi non conosceva l'onorevole, che da tempo aveva abituato tutti a vederlo nelle sue lunghe e quotidiane passeggiate per le vie del centro, sempre elegante, sempre con la cravatta, anche se non era un giorno di festa o se non c'era una particolare occasione. E infatti la gente comune lo ricorda così. Che è stata una grandissima persona in tutti i sensi di vista. Mi mancherà? Abbastanza. Poi lo vedevamo tutti i giorni, che lui faceva una passeggiata, tutti i santi giorni lo si vedeva. Bravo, 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 tutta famiglia, bravissimo. Lo so che era una persona per bene, a differenza di tanti altri politici. Non si può dire niente di male. Un uomo che ha dato tanto al Molise, nient'altro. Molto toccanti anche le parole di Don Benito, che nell'omelia ha raccontato della visita nella curia di martedì sera del figlio Antonio. Pensavo che mi venisse a dire qualcosa del funerale della mamma, invece mi ha detto: è morto anche papà, aggiungendo: non sapevo dove andare. Il parroco ha sottolineato l'aspetto materno della chiesa, ribadendo che non ci sono parole umane che possano dare spiegazioni, ma che l'aereo della vita è guidato da Dio. Don Benito ha ricordato Daimmo per la sua signorilità, raccontando che ogni giorno sedeva tra i banchi della chiesa e ogni giorno, mentre prendeva la comunione, accarezzava il parroco. Era un grande gesto di profondità e nobiltà d'animo, aggiunto, cercando di confortare la famiglia stretta nel suo dolore composto. Padre fondatore della vita politica del Molise, era un uomo di grandi visioni ed estrema concretezza, come ha ricordato Giovanni di Giandomenico. È l'ultimo a lasciarci di una generazione che ha ricostruito e sviluppato il Molise, riscattando i suoi abitanti come cittadino e non più come servi, ha aggiunto il professore, che ha ricordato la sua carriera e la sua presenza determinante per lo sviluppo della regione. L'ultimo saluto è stato di Natalino Paone, in rappresentanza dell'associazione Ex Consiglieri Regionali, che ha voluto raccontare di quando Daimmo, negli anni 70, organizzò in gran segreto una visita riservata in Friuli Venezia Giulia. Una settimana a contatto con gli amministratori di quella regione, che era cresciuta tanto, che aveva preso coscienza di sé e da cui Daimmo voleva prendere spunto per fare grande il Molise. Si inaspriscono i toni della campagna elettorale. Il terreno adesso di scontro è diventato il conflitto di interesse, in particolare tra Iorio e Frattura, ma in questo scontro si è inserito anche Massimo Romano. Con il passare dei giorni la campagna elettorale diventa sempre più violenta. Infatti, dopo il velenoso botta e risposta tra il comitato elettorale di Michele Iorio e Paolo Frattura, nella querelle è intervenuto anche Massimo Romano,
ma procediamo con ordine. L'entourage del governatore aveva accusato il candidato presidente del centro-sinistra su presunti conflitti di interesse, soprattutto nel campo immobiliare, mettendo così in dubbio la capacità di tutelare e rappresentare l'interesse pubblico dei molisani da parte dello stesso Frattura. A stretto giro di posta era arrivata la pesante replica dell'architetto, che aveva ricordato a Michele Iorio di essere stato alla guida della regione per oltre 12 anni e di aver favorito in questo ruolo familiari, parenti e amici. Frattura aveva così ribaltato l'accusa sul conflitto di interessi e, rivolto a Michele Iorio, aveva aggiunto: «Non credo che su questo fronte tu sia senza macchia e, se ne hai bisogno, potrei ricordarti anche qualche episodio preciso in tal senso». Proprio su quest'ultima dichiarazione, rilasciata dal candidato presidente di centro-sinistra, a distanza di poche ore è intervenuto alla sua maniera l'aspirante presidente di Costruire Democrazia, Massimo Romano. Se Frattura, che continua a non rispondere dei propri conflitti di interessi potenziali o attuali su cemento, immobiliare, energia, biomasse, rifiuti, se dice a Iorio «è meglio che sta zitto, altrimenti parlo pure io», ho il dovere di dire a Paolo Frattura che se sa qualcosa su Michele Iorio ha il dovere di dirlo a tutti i cittadini molisani. Ci stiamo candidando alla guida della regione, trovo intollerabile un linguaggio di velate minacce, quasi di velati ricatti, non parlare altrimenti parlo io. Io ho parlato, ci ho messo la faccia e ho ricostruito alcuni degli interessi in conflitto con l'amministrazione della cosa pubblica e con la cura della cosa pubblica, assumendomi la responsabilità di parlare ai molisani il linguaggio della verità. Io rivolgo un appello ai cittadini molisani a sapere e a vedere chi li governa, a verificare da chi sono governati e se è tollerabile utilizzare un linguaggio che per certi versi mi ricorda anche un linguaggio mafioso della delazione o dell'insinuazione, che rispedisco al mittente, perché i cittadini hanno il diritto di sapere quello che si sta verificando in quello che io ho chiamato il centro-sinistra-destra S.P.A. Insomma, niente a che vedere con il pacato clima spirituale tenuto da tutti i candidati al cospetto di Monsignor Giancarlo Bregantini nel corso dell'ennesimo confronto pubblico. E c'è da scommettere che la guerra continuerà. E il PD lancia un piano straordinario per le piccole e medie imprese, 50 miliardi per colmare i ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Ne hanno parlato Leva e Ruta, candidati alla Camera e al Senato per il Molise. Facilitare l'accesso al credito e velocizzare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni sono le soluzioni del PD alla crisi delle piccole e medie imprese. Indirizzare una serie di interventi verso il settore delle piccole e medie imprese. Significa innanzitutto risolvere il problema dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, e quindi Bersani nei giorni scorsi ha lanciato il piano straordinario che prevede 50 miliardi di euro in 5 anni per il pagamento dei debiti che la pubblica amministrazione ha nei confronti delle imprese, finanziato attraverso l'emissione di titoli ad hoc sull'esempio proprio dei BTP Italia. E poi dopodiché la burocrazia, altra annosa questione, quindi la semplificazione amministrativa, ma rafforzare anche il ruolo dei Cofidi e risolvendo quello che è un tema centrale dell'accesso al credito. Cioè, oggi la questione è: o noi rimettiamo in circolazione un po' di liquidità e quindi l'economia torna a respirare, oppure l'Italia non ce la farà dalla crisi. Per Roberto Ruta invece occorre puntare su un più facile accesso al credito. Finanziare con decisione il Confidi Molise, ad esempio, in questa nostra regione, e puntare con forza Artigiancassa, che è l'unica che, oltre a dare finanziamenti alle piccole e medie imprese, può anche dare finanziamenti e finanziare gli investimenti per le imprese commerciali del piccolo commercio, consente evidentemente una ripresa dell'attività economica e toglie il laccio forte che c'è oggi rispetto al sistema bancario. Questo significa far ripartire l'economia. Ora noi dobbiamo tutelare i lavoratori e dobbiamo tutelare chi dà posti di lavoro. Dobbiamo ridare cioè forza al tessuto produttivo economico di questa nostra regione e dell'Italia.
creare occupazione, dare sostegno a chi ha perso il lavoro. Sono queste le priorità del programma elettorale di Cosmo Tedeschi, che è il consigliere uscente dell'Italia dei Valori. Lo ha intervistato Sergio Di Vincenzo. Forte del risultato ottenuto alle regionali del 2011, ritenta la scalata a Palazzo Moffa l'imprenditore sernino Cosmo Tedeschi. Si candida nella lista di Italia dei Valori. Prospettive ottime per quanto riguarda il risultato dell'Italia dei Valori. Abbiamo messo su una lista molto competitiva, pensiamo che sia una delle migliori e pierà tanti voti. Noi ce la battiamo, insomma, sono fiducioso anche nel mio risultato perché stiamo avendo molti riscontri sia in Isernia che in provincia. Speriamo di fare bene per questa regione perché il momento è difficile. Per il consigliere regionale uscente le bacchette magiche per risolvere i problemi non esistono, ma qualcosa bisogna pur fare per creare opportunità di lavoro. Ma è inutile nasconderci dietro altre argomentazioni, il problema serio è il lavoro. Il lavoro sia per i giovani che per le persone che a una certa età hanno il nucleo familiare sulle spalle e hanno perso il lavoro. E quindi dobbiamo risolvere queste due difficoltà. Uno, inserimento dei nuovi e cercare di progettare dei nuovi bandi per cercare di avviare questi ragazzi nel mondo del lavoro. Due, sostenere anche con degli ammortizzatori sociali le persone che hanno perso il lavoro e poi cercare di farli rientrare con avviando delle attività, stando vicino al settore tessile. Insomma, ci dobbiamo dare da fare perché ci sta tanto da fare. Creare una lista nera delle banche molisane che negano finanziamenti a imprese e famiglie è la provocazione lanciata dal candidato del PDL alle prossime elezioni regionali, Alberto Montano. In Molise, ha affermato Montano, gli istituti di credito raccolgono i soldi e i risparmi dei cittadini, ma poi non erogano questi capitali alle imprese e al tessuto economico locale. Per questo, ha concluso Montano, suggerisco di chiudere i nostri conti in quelle banche e creare una lista nera del credito. In 4 mesi la Fondo Valle Rivolo aprirà al traffico, lo ha annunciato in una conferenza stampa il presidente della provincia di Campobasso, Rosario De Matteis. Per noi c'era Tonino Danese. Né menzogne né ritardi, il presidente della provincia di Campobasso, Rosario De Matteis, dalla scorsa estate commissario straordinario per la Fondo Valle Rivolo, ha voluto fare delle precisazioni sulla realizzazione e l'apertura dell'arteria che collega la Bifernina a Campobasso allo svincolo dello stadio di Selvapiana. Un collegamento atteso dalla metà degli anni Ottanta, il cui primo tratto, il Rivolo appunto, è stato iniziato dalla comunità montana Molise Centrale. Il secondo è una parte della tangenziale nord in carico al comune di Campobasso. Entrambi ora in mano al commissario De Matteis. Il tratto del Rivolo è di per sé, si può dire, quasi completo, mancano pochissime cose, al di là dei 4,5 km di tappetino drenante e la sistemazione dello svincolo sulla Bifernina, appena il tempo ce lo consentirà, certamente saranno realizzati i lavori di conclusione del Rivolo. Il problema è la bretella di Campobasso, cioè il congiungimento del Rivolo alla tangenziale di Campobasso di 1,2 km, dove anche lì sono stato nominato commissario in quanto era di competenza del comune di Campobasso, ma poiché il Campobasso, il comune, la questione del patto di stabilità non consentiva di poter appaltare. È stato necessario reperire 2.200.000 euro, ha spiegato De Matteis, individuati e stanziati dalla regione l'anno scorso, di cui 1.700.000 euro per completare il tratto della tangenziale nord e 500.000 euro per il Rivolo. Abbiamo redatto una perizia di variante che è al vaglio del tavolo dei sottoscrittori al Ministero dello Sviluppo Economico, dove è il Ministro Barca, dove da un mese giace, nonostante le sollecitazioni, e oggi mi ripromettevo anche di interessare il Presidente Iorio affinché lo possa chiamare, non appena ci daranno questa autorizzazione, noi consegneremo i lavori all'impresa Falcione, che ha promesso che in 4 mesi completerà questa bretella che ci consentirà di aprire il Rivolo. La Fondovalle Rivolo, con un accordo di programma, dovrebbe essere gestita dall'ANAS. Non mi sento di essere colpevole dei ritardi di 40 anni e né delle illazioni che qualcuno fa di promesse non mantenute. Addirittura che io in campagna elettorale per la provincia avrei promesso il Rivolo, ma sembra una cosa assurda quanto nel 2011 non era di mia competenza il Rivolo.
E adesso la giudiziaria. Il Tribunale del Riesame di Campobasso ha deciso di rimettere in libertà, annullando le ordinanze di arresto, due delle 9 persone finite in carcere nell'ambito dell'operazione denominata Sei Torri, operazione che ha sgominato una gang che, secondo la Procura di Campobasso, imponeva con metodi mafiosi il servizio di sicurezza ai locali notturni del capoluogo, minacciando i proprietari e danneggiando le strutture. Le richieste di libertà accolte dai giudici erano state presentate dagli avvocati del vecchio e 40 per un'altra persona. Difesa sempre da 40, sono stati disposti i domiciliari con il braccialetto elettronico. Resta in carcere un quarto uomo, per cui era stata chiesta la remissione in libertà. Intanto il PM Fabio Papa ha chiesto l'incidente probatorio per ascoltare la parte lesa. Lotta all'evasione fiscale e competenze della Polizia Municipale. Sull'argomento si è svolto un incontro a Campobasso. L'Italia si gioca gran parte del suo futuro economico sulla lotta all'evasione fiscale, che costa allo Stato 300 miliardi di euro all'anno. Pensate che oltre il 40% delle barche di lusso, circa 42.000, risulta intestato a contribuenti che dichiarano 20.000 euro all'anno. Nel nostro paese ci sono addirittura 518 proprietari di aerei con redditi che sfiorano la soglia di povertà. L'associazione Molisana Polizia Locale, guidata da Domenico Esposito, ha organizzato a Campobasso un sul tema dell'evasione fiscale. La lotta al fenomeno si gioca proprio sul ruolo delle forze di polizia e sulla collaborazione con altri enti e istituzioni. Credo che ancor prima di irrogare altri tributi ai nostri concittadini dobbiamo provvedere a collaborare fra tutte le forze dell'ordine al recupero di quello che è tanto decantato come la soluzione ai tanti problemi, che è appunto l'evaso. Siamo riusciti come associazione a mettere insieme una serie di forze. Ma per combattere l'evasione fiscale, ha spiegato Domenico Esposito, è fondamentale anche il ruolo della formazione. Credo che gli operatori, sia dei corpi e servizi di polizia locale, ma affiancati dagli amministratori, debbano necessariamente formarsi, tant'è vero che abbiamo voluto intitolare questa giornata in Informa Polizia. Perché? Perché la professionalità non arriva stando seduti nei nostri comuni ad attendere che la situazione ci capiti tra le mani. C'è assolutamente bisogno di elevare la nostra conoscenza, metterci in un sistema che è nazionale, soprattutto nel momento in cui abbiamo, come dire, a rischiare anche l'autonomia regionale. Chiaramente mi auguro che questa cosa non accada mai, ma sicuramente per essere sistema, per essere nazione, dobbiamo omologarci al passo con le altre regioni. Truffatori di nuovo in azione, questa volta nella zona di via Monsignor Bologna a Campobasso. Si presentano come dipendenti dell'Enel e con scuse banali distraggono il malcapitato di turno, soprattutto anziani, e approfittano poi per ripulirgli l'abitazione dai beni preziosi. Sia l'Enel che la questura ricordano che non ci sono dipendenti dell'azienda che visitano i clienti a domicilio, e per questo in situazioni analoghe meglio tenersi alla larga dai truffatori, non aprendo la porta o comunque avvisare sempre le forze dell'ordine. È stato aperto a Termoli lo sportello unico per l'edilizia, faciliterà i rapporti tra gli imprenditori, i tecnici e il comune. Maca è mesi di attesa per avere una risposta sulla propria pratica. A Termoli il comune ha aperto uno sportello unico per l'edilizia, destinato a diventare punto di riferimento e d'incontro per imprenditori e cittadini. L'ufficio gestirà rapporti con il settore urbanistico e con i vari enti esterni, rilasciando un'unica autorizzazione, riducendo così i tempi di attesa. Si potranno presentare domande relative ad agibilità, edilizia sostenibile, impiantistica, sicurezza, autorizzazioni che riguardano vincoli paesaggistici e idrogeologici. Lo sportello, con il personale che sarà impiegato, è stato presentato dall'assessore all'urbanistica Bruno Verini e dal sindaco Antonio Di Brino, che ha illustrato i passaggi che hanno portato alla realizzazione dell'ufficio, una fase che è stata anticipata dalla riorganizzazione del settore, trasferito di sede e poi accorpato a quello dei lavori pubblici con un unico dirigente, Silvestro Belpulsi. Quello dell'urbanistica e dell'edilizia in genere è un settore critico, sensibile e chiacchierato. Noi con questo sportello diamo un segnale di trasparenza nelle procedure, ha affermato Di Brino. L'architetto Beniamino
Di Rico, che invece sta elaborando il nuovo piano regolatore di Termoli, ha illustrato le novità del sito internet del comune con una pagina dedicata allo sportello, aperta da un messaggio video del sindaco che spiega ai cittadini i motivi della scelta. Si trova la modulistica online, nozioni sul PRG e sul regolamento edilizio. Lo sportello è una cerniera tra domanda che arriva dai cittadini e risposta della pubblica amministrazione, ha affermato Di Rico. Protestano con Poste Italiane gli abitanti di Santo Stefano che non possono disporre dei propri risparmi. L'unica filiale presente nella piccola frazione di Campobasso è infatti chiusa ormai da dicembre. Poste Italiane non consente ai cittadini di effettuare operazioni di prelievo da altri sportelli del capoluogo. E oggi mercoledì delle ceneri, l'arcivescovo Bregantini ha voluto celebrare la ricorrenza con una messa nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cardarelli. Vediamo. La messa nel reparto di rianimazione per il mercoledì delle ceneri assume un significato particolare. La scelta dell'arcivescovo Bregantini racchiude un messaggio che si sposa benissimo con il delicato momento che sta attraversando la società, ma anche la Chiesa. In questo reparto del Cardarelli di Campobasso si affrontano i casi più gravi, si lotta fra la vita e la morte. È qui che l'uomo si confronta con le gioie di un paziente salvato e il dolore di un altro perso. L'arcivescovo Bregantini lo descrive con una frase: il senso del limite che deve essere sempre presente davanti ai nostri occhi e che abbraccia tutto, anche la società e la Chiesa, ma a cui si reagisce, ha detto, lavorando e collaborando insieme. È un momento particolare questo, perché le ceneri ci rendono essenziali, ci fanno capire il senso del limite, ci fanno ancora di più rendere consapevole che l'altro completa il mio cuore, che non sono assoluto, ma che sono fragile. Però questa esperienza il Papa ce l'ha fatto intravedere e capire in modo molto denso. Non deve nascere scoraggiamento, oppure senso di scoramento, nemmeno di smarrimento, ma forza di dire: mettiamoci insieme, lavoriamo un con l'altro, il limite diventa accoglienza dell'altro, consapevolezza che insieme possiamo ricostruire una rete di speranza. Nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Campobasso anche la particolare funzione liturgica, durante la quale si sparge un pizzico di cenere benedetta sulla testa e la fronte dei fedeli, proprio per ricordare di come la vita terrena sia solo una fragile parentesi. Con il mercoledì delle ceneri comincia la Quaresima e ci si prepara alla Pasqua. Dopo la funzione religiosa, l'arcivescovo Bregantini ha visitato i pazienti del reparto di rianimazione. La speranza è quella che ci guida nel nostro lavoro, perché noi affrontiamo delle patologie critiche, per cui sono patologie prognosticamente estreme, però proprio perché nutriamo una speranza nelle possibilità dell'uomo, insistiamo con le nostre terapie. E adesso cambiamo decisamente argomento e soprattutto atmosfere. Parliamo della festa del Carnevale appena trascorso e dei riti. Tra i più antichi al mondo c'è quello del diavolo di Tufara. Il diavolo di Tufara, maschera zoomorfa, vestito con 7 pelli di capra, rappresenta la passione e la morte di Dioniso, dio della vegetazione, che come essa muore e rinasce in perpetuo, un rito che si perde nella notte dei tempi e che nel paese, in provincia di Campobasso, si rinnova ogni anno in occasione del carnevale. Negli anni 70 vennero degli studenti con dei professori di antropologia da Filadelfia e vennero a Tufara per studiare questa maschera. E asserirono che è una delle maschere più antiche al mondo. Per le vie del paese il diavolo viene portato in catene dai folletti, si libera e cerca di sedurre chi incontra, sfuria, urlando e saltando. Due figure vestite di bianco, con le falci in mano e il viso impiastricciato di farina, lo precedono, sono la morte. Il diavolo viene sostituito dal capro espiatorio, il pupazzo simulacro, il carnevale, processato da una giuria scanzonata e sui generis, difeso in modo tragicomico dalla madre e dal padre, condannato e scaraventato dall'alto di un precipizio, tra le zolle della terra come un seme, pronto a germogliare a primavera, simbolo di nuova stagione e vita, e la madre parca con filo, con occhio effuso, è già pronta a far rinascere il pupazzo simulacro per rinnovare il rito. Ma che succede? Signora, che succede? Che voglia affilare questo tempo e questo fuso, che tenga questo figlio che inevitabilmente
non passa una stagione, anzi, come arriva la primavera. Per dire la verità, chi sto figlio puntualmente è sacrificio a chi sto Dio Dionisi, ma non hai capito chi è. Tra i personaggi spicca nella rappresentazione di Tufara Upisciatur, il quale rappresenta i vizi, l'allegria e il trionfo del caos del carnevale che finiranno con la morte dello stesso. E carnevale è soprattutto la festa dei bambini che a Isernia si sono organizzati in una festicciola in maschera della scuola San Giovanni Bosco. Un pomeriggio di grande festa all'Officina della Cultura di Isernia. L'occasione è stata offerta dai genitori degli alunni che frequentano la San Giovanni Bosco. In occasione del carnevale hanno pensato di fare un regalo speciale sia ai loro figli sia agli altri bambini della città. In un'atmosfera di grande entusiasmo, le maschere sono state coinvolte in spettacoli di animazione di ogni tipo. Giochi, balli di gruppo e naturalmente tanti scherzi hanno fatto da cornice una giornata indimenticabile. Nobile lo scopo dell'iniziativa. Considerato che anche la scuola sta risentendo di questo periodo di crisi, i genitori hanno pensato di raccogliere fondi da destinare alle attività didattiche della San Giovanni Bosco. L'iniziativa è nata per poter finanziare la nostra scuola, la San Giovanni Bosco, unendo il divertimento al dovere di appunto supportare le nostre strutture in un momento di crisi in cui purtroppo anche la scuola ne sta risentendo. Riusciamo in questo modo a far divertire i nostri bambini, a raccimolare una piccola somma che verrà appunto devoluta alla scuola. Questa è la seconda volta che organizziamo questa manifestazione e penso che come in precedenza la dirigente lo utilizzerà per l'acquisto di materiali didattico di facile consumo, a partire dai cartoncini, i colori e tutto quello che poi le maestre possono chiedere. Ieri una partenza esplosiva per il Festival di Sanremo, ascolti alle stelle le polemiche per l'intervento totalmente politico del comico Crozza. Come tutti gli anni c'era anche Tele Molise a seguire la kermesse della canzone italiana. E allora ascoltiamo questa intervista a Fabio Fazio. Fabio Fazio, che festival farai? Speriamo allegro, divertente, che ci sono delle belle canzoni che mi pare ci siano e che ci facciano stare senti la pressione, per una settimana. Senti la pressione, il confronto con i festival passati, con i grandissimi ascolti o sei tranquillo? Guarda, come abbiamo detto stamattina, insomma, le ultime edizioni sono andate talmente bene che insomma, è difficile pensare di poter fare un confronto di quel tipo. Poi nel mio caso ho avuto la fortuna tanti anni fa di fare ascolti molto importanti, quindi questa volta l'intento era un altro ed è un altro, è quello di fare, certo, speriamo che vada bene, ma non si fa la corsa su una cosa che è incomparabile. Insomma. Come vi terrete a bada la Letizietto Crozza con la politica? Perché insomma siamo in campagna elettorale dura, conoscendovi. Ma non dobbiamo tenere a bada, dobbiamo essere allegri e professionali e rispettosi del pubblico, ma basta. E Cult TV, la trasmissione curata da Pietro Rama, Mary Jo e Mario Faraone, durante tutta la settimana proporrà delle puntate speciali, collegamenti in diretta dedicati al festival su Telemolise 2. Invece ogni giorno l'appuntamento è con Sanremo B-Side in onda alle 13.20, 18.30, alle 20 e alle 22.30 sul canale 12 del Digitale Terrestre. In chiusura abbiamo un appello per adottare una cagnolina meticcia di piccola taglia che si chiama Miele per il colore del suo pelo. La vedete in questa foto, è davvero dolcissima. È vispa, vivace, affettuosa. La famiglia che al momento se ne sta prendendo cura non può tenerla. Dunque chiunque voglia adottarla e custodirla con cura, affetto e amore può come sempre contattare la nostra redazione. Grazie a tutti voi per aver scelto l'informazione di Telemolise. Un buon proseguimento. Dopo il meteo non perdete lo sport. Arrivederci.